Questo, diciamo, è l'ultimo degli incontri riguardanti questo progetto assemblea. Oggi avremo l'onore di incontrare e di parlare con i genitori di Giulio e anche con l'avvocato. Avremo l'occasione di fargli domande, di chiedergli appunto in maniera diretta qual è la loro esperienza. Questo progetto è nato dalla volontà di richiedere verità e giustizia per Giulio. Infatti noi ragazzi siamo molto uniti sotto questo punto di vista perché ci teniamo che la nostra voce venga ascoltata. Riporteremo anche alcuni dei momenti belli vissuti alla manifestazione, un video riassuntivo delle canzoni, leggeremo alcune lettere scritte da studenti del liceo e poi sarà un momento comunque colloquiale, chiederemo in maniera diretta le loro emozioni, le loro esperienze e soprattutto cosa possiamo fare concretamente per aiutarli, per aiutare Giulio. L'emozione è tanta, finalmente riusciamo ad incontrare anche se virtualmente i genitori che avevamo sentito solo telefonicamente, come anche l'avvocato. Quindi l'emozione è tanta e speriamo che l'incontro sia emozionante per tutte le classi e tutti gli alunni. Saremo tutte le classi del liceo scientifico più altre classi dalle altre scuole di Pesaro, quindi supereremo gli oltre 1.800 studenti. Tutti in videocollegamento che seguiranno la diretta su YouTube. Oggi è la giornata conclusiva, quindi è l'ultimo step di questa assemblea, anche se vogliamo che non finisca, quindi nel senso che tutti continuino a chiedere verità e giustizia per Giulio per sempre. È stato un momento molto bello perché appunto è stato un progetto integrato dei rappresentanti di istituto un po' con il nuovo percorso di educazione civica. Quindi abbiamo avuto la fortuna anche noi docenti di formarci insieme a loro e sia con l'aiuto dell'avvocato Ballerini e dei due genitori di Giulio, di Paolo e Claudio, e abbiamo avuto la fortuna di essere aiutati da Amnesty, da Riccardo Nouri, quindi molti momenti di formazione anche per noi docenti, quindi è bello quando la scuola vede insieme studenti e docenti formarsi per costruire qualcosa di una società migliore. L'incontro di oggi arriva dopo l'ottima riuscita dell'evento di 2 settimane fa in Piazza del Popolo. Sì, i ragazzi sono stati eccezionali, quindi veramente è bello quando i ragazzi si attivano, soprattutto dopo un periodo così difficile di chiusure, di lockdown, vederli proprio ripartire per costruire qualcosa di bello, penso sia una cosa molto bella per noi docenti.